Sicuramente la tappa è stata bella, nel senso che per me è stata la prima volta in mezzo al mare per così tanti giorni. È un'esperienza incredibile. Siamo partiti da Lisbona con più di 30 nodi di vento, quindi la partenza è stata impegnativa, però poi dopo 4 giorni il vento è calato, è diventato molto più, diciamo, più tecnico anche, se vogliamo chiamarlo così. E abbiamo iniziato la discesa verso Cape Town. C'è stato un momento in cui eravamo molto più vicini al Brasile rispetto che all'Africa, e un altro momento in cui puntavamo Capo Horn invece di Cape Town, quindi sono stati dei momenti un po' particolari. Però prima volta all'equatore, prima volta per tante cose, quindi 21 giorni in mare, 21 giorni di convivenza con tutti i ragazzi del team. Per me è stata un'esperienza incredibile che ripeterei 1000 volte, quindi non vedo l'ora di partire per la prossima tappa, che sarà sicuramente una tappa difficile, col freddo, vento forte, però insomma è quello per cui siamo qua, quindi sono contentissima di questa esperienza. Una tipica giornata in mare è, diciamo, che è abbastanza ripetitiva, nel senso che c'è un sistema di turni, quindi di watches, dove siamo, diciamo, lavoriamo per 4 ore e poi riposiamo per altre 4. Però le 4 ore dove riposiamo non sono solo 4 ore dove dormiamo, ma dove anche mangiamo e cerchiamo magari di pulirci, o se dobbiamo fare qualche lavoro all'interno della barca, sfruttiamo quel tempo lì per sistemare la barca. Quindi più che 4 ore diciamo, di sonno, sono 4 ore dove ognuno si prende un po' di tempo per se stesso. È sicuramente importantissimo mangiare, quindi abbiamo cibi liofilizzati che dobbiamo preparare con l'acqua. Insomma, è un po' una vita particolare, perché comunque viene scandita da questo tempo, da ogni 4 ore, diciamo, si ripete questo stesso ciclo. Quindi navighiamo, dormiamo, mangiamo, ripetiamo tutto il ciclo un'altra volta, quindi è particolare. Il rapporto tra di noi comunque si sta consolidando sempre di più, tappa dopo tappa. È un bellissimo equipaggio, siamo tutti giovani. Ovviamente l'altro lato della medaglia è che siamo un po' inesperti, diciamo, in confronto ad altri equipaggi, però è una cosa che non paghiamo, e soprattutto c'è un clima bellissimo a bordo. Siamo sempre comunque sorridenti, abbiamo tantissima voglia di imparare, di metterci alla prova. Quindi, anche se la barca è piccola e gli spazi sono pochi, cerchiamo sempre di aiutarci a vicenda. Quindi, se uno magari può preparare il cibo per l'altro durante il primo turno, si cerca di farlo. Diciamo, penso che siamo un bel gruppo, magari anche rispetto ad altri equipaggi, veniamo trattati tutti allo stesso livello, quindi ci vengono date le stesse opportunità anche a bordo, e per me è un'esperienza incredibile. Quindi per quello, magari anche dai video a casa, si sono visti un po' così, siamo giovani, quindi magari qualche scherzo, qualche sorriso in più, fa piacere, soprattutto se devi stare 20 giorni in mare. Sicuramente l'ambiente più bello. A bordo abbiamo praticamente una macchina che per noi, diciamo, è un esperimento scientifico, nel senso che misura tantissimi dati dell'acqua, temperatura, salinità, e soprattutto, cosa che magari viene fatta per la prima volta, riusciamo a recuperare tantissimi dati sulle microplastiche all'interno degli oceani. Quindi è una cosa nuova. Con il fatto che comunque andremo anche nell'Oceano del Sud, passeremo attraverso tantissimi mari non spesso visitati, quindi riusciremo ad avere dati che non si sono mai avuti prima. Purtroppo pensiamo che i dati non siano proprio dei migliori, nel senso che ogni giorno abbiamo visto plastica nel mare, ed è una cosa che per me, che sono nata sul mare e vivo sul mare, è una cosa che ovviamente mi fa male, nel senso che stiamo distruggendo il nostro stesso ambiente, l'ambiente che ci permette di vivere. Quindi è una cosa un po' brutta, però allo stesso tempo cerchiamo
di portare avanti un messaggio importante, di far capire alle persone che magari negli ultimi anni abbiamo sbagliato e abbiamo preso la plastica semplicemente gettata nel mare o comunque usata troppo o non riusata, e quindi cerchiamo di mandare avanti un messaggio più che altro di educazione anche per tutte le persone, per cercare di risolvere questo problema. E ovviamente quello che cerchiamo di fare è invitare tutti a riutilizzare la plastica, a utilizzarla con più senso civico e il fatto anche di pulire. Purtroppo in questi anni abbiamo sporcato tanto e il primo passo è quello di ripulire dove abbiamo sporcato, quindi è stata colpa nostra e deve essere un nostro dovere cercare di risolvere questo problema.